Oggi è domenica 21 marzo 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 21 marzo 2013. In Calabria si celebra per la prima volta la giornata del calendario gregoriano. La celebrazione viene istituita in sede locale con un provvedimento della Regione, dopo che il Parlamento nazionale non approva una proposta analoga presentata alla Camera il 23 luglio 2010. La decisione nasce per ricordare il ruolo di Luigi Lio. Il matematico calabrese, il cui studio venne scelto da Papa Gregorio XIII per ovviare agli errori di calcolo del precedente calendario giuliano. Il calendario gregoriano viene promulgato il 4 ottobre 1582 con la bolla papale inter gravissimas a Villa Mondragone a Monteporzio Catone alle porte di Roma a giovedì 4 ottobre fa seguito venerdì 15, saltando dieci giorni per recuperare il ritardo astronomico del calendario giuliano. La commissione istituita da Papa Gregorio XIII giudica il progetto di calendario di Luigi Lilio il più efficiente e il più facile da applicare e per questo viene scelto. A presentarlo alla commissione era stato il fratello Antonio, perché Luigi, nel frattempo, era deceduto e non avrà quindi mai modo di vedere applicato il suo calendario. Luigi Lilio era nato a Psicrona, l'odierna cittadina di Ciro, in provincia di Crotone, nel 1510. La città natale di Lilio da anni ha avviato e sta portando avanti un progetto perché l'UNESCO dichiari l'attuale calendario gregoriano patrimonio culturale immateriale dell'umanità, per dare la giusta dignità internazionale alla figura dell'astronomo e matematico calabrese e con lui a tutta la Calabria. Ogni giorno. Può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto. Può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata!